Salve a tutti. Allora, andiamo avanti col progetto del sistema di, diciamo, del sistema Marconi, no? Trasmettitore a scintilla e ricevitore a coesore. Passiamo al ricevitore a coesore. La prima cosa per costruire il ricevitore a coesore è quella di trovare, diciamo, un supporto. Utilizzerò queste due tavolette che ho e come supporto proprio del coesore vero e proprio, voglio fare un supporto delicato, ma che posso trovare molto velocemente qui, ne ho tante, eccole qua, mollette, e qui in mezzo andrò a mettere proprio il coesore. Andiamo avanti. Doing it. Devo fare l'elettromagnete del decoesore, ovvero un elettromagnete che attirerà a sé una armatura. Questa armatura avrà un martelletto che batterà sul coesore. Ora devo appunto fare un elettromagnete. Lo voglio fare io con quello che, diciamo, mi hanno insegnato da piccolo. Una cavicchia, questa sarà la parte che andrà a essere visibile, dove andrà a toccare ad attrarre la lamella. Avete già visto un video in passato, semmai lo linko qui sotto, dove recuperare il filo smaltato. Questo è un vecchio statore di un motore a induzione che ho tagliato proprio per recuperare il filo. Due dischetti di legno che andrò a fare con una sega a tazza. Lo rivedremo poi quando farò anche l'elettromagnete del relay pony, che sarà un altro video. Un po' di nastro isolante per bloccare i due dischetti e con l'ausilio dell'avvitatore, perché ancora non ho l'avvolgitrice che ho in corso d'opera, con l'avvitatore andrò ad avvolgere il filo che tirerò via da qui. Ci vorrà tanta pazienza, vedremo un po', poi lo proviamo e via. A tra poco. Questa è andata così. Mettiamo in sicurezza con il nastro isolante.
straight doing it. La vitarella, ho fatto un buco qui in mezzo, ho tolto il coesore per sicurezza, quindi l'elettromagnete za va qui dentro, di qua al solito come sempre abbiamo fatto le sbavature. E voilà, l'elettromagnete c'è. Qui andremo a fare praticamente con questo che è un pezzo di seghetto, andremo a fare il martelletto, ok? Quindi adesso noi metteremo il supporto qui, che sarà un po' distanziato, col tanto che basta, e qui metteremo poi una vitarella che tic 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 va a toccare sul coesore. Adesso vado a togliere un attimo la parte sega. Facciamo due puntini per poi andare a... Ora abbiamo bisogno di un pezzettino di legno da mettere qui. Ok.
Funziona. Con una rondella di una vecchia boccola praticamente, una vite, un dado di differenza, vado a fare se vado a fare praticamente il martelletto. Che andrà a battere sulla ci metto la plastica perché sennò rischio di rompere. Ecco. Dovrebbe funzionare. Allora, ho fatto un po' di circuitazione, prendo una matita così, indico, matitaccio. Allora, è una lunga storia questa matita. Praticamente che cosa ho fatto? Ho preso questa basetta, su questa basetta ho attaccato i due fili che vengono dall'elettromagnete del decoesore, li ho saldati qua. Tempo stesso ho collegato, sempre utilizzando questa basetta, questo ancoraggio, ci ho attaccato due fili un po' più resistenti, perché questi qui comunque sono di filo smaltato e sono delicati. Ai lati estremi di questa barretta, che è un recupero di quei rottami che ho delle centrali telefoniche nel mio vecchio lavoro, cosa ho fatto? Ho attaccato i lati del coesore, i due collegamenti del coesore qui agli estremi. Qui ho messo anche già questi due collegamenti che sono direttamente connessi con il coesore. Questo sarà l'attacco per l'antenna, questo sarà l'attacco della terra. Peraltro ho usato colore azzurro per il cielo, l'antenna e il giallo verde per la terra. Ok, vedete queste due bobine che sono di recupero, le ho prese da un alimentatore switching di un alimentatore per faretti alogeni bruciato. È una cosa fatta a stucco, nel senso non so quello che se hanno un valore giusto, ma diciamo servono per bloccare la radiofrequenza. Spero che lo facciano. Perché? Perché qui passerà l'alimentazione del coesore. E l'ho fatto appunto passando praticamente l'alimentazione la do tramite questo filo qua che è attaccato alla batteria. Non so se si vede la batteria, sì, si vede. Praticamente passa dalla bobinetta, va al coesore, dalla bobinetta torna qui c'è attaccato qui questo filo rosso, in serie c'è attaccato questo LED. E adesso andremo a provare se facendo una scarica col trasmettitore a scintilla questa cosa si attacca, funziona. E poi proveremo un attimo a attaccare questi due fili qui, perché adesso al momento non ho le sufficienti batterie per vedere se il martelletto funziona, nel senso che abbatte riisola, praticamente fa il suo mestiere di riisolare il coesore. Andiamo avanti. Ora, se io attivo il trasmettitore, ecco qua, si è acceso qui il martelletto del decoesore. Ok, e fin qui ci siamo. Ora devo verificare il decoesore. Per verificare il decoesore devo fare una cosa un po'. Allora, guardate, attivo il con la scarica il coherer e ecco qua. L'elettromagnete ha attirato il martelletto ha battuto sul coesore e lo ha scaricato. Quindi diciamo funziona tutto. Adesso via ai passaggi successivi.